Ciao ragazze e ragazzi, sono Govinda e oggi continueremo la nostra avventura in Resident Evil 4, che è forse il Resident Evil più strano della storia. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E se siete dei fan di questa saga bellissima, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Spero che questo gameplay vi piaccia, quindi iniziamo. Vai! Oh yeah, siamo dentro! Dove siamo qui? Ah sì, qui avevamo parlato con il nostro amico, avevamo anche salvato. Controlliamo un attimino il nostro... Non ho niente, ci prendiamo la pistola. Cioè, facciamo questo che è sempre meglio. E adesso andiamo, dai. Allora, come avete visto nel video precedente, se non l'avete ancora visto, andatelo a guardare, ragazzi. È qui sotto in descrizione, è molto importante. Chi c'è qui? Ah, qui non c'è nessuno, eh. Guardate chi c'è là sopra. Benissimo, non ti preoccupare. Allora, prendiamo sto fuciletto qui. E equipaggiamolo. Ecco, appena arrivo lo spariamo. Galalala, grande Govindoski. Vediamo se ce n'è qualcun altro qui. Ne vedi qualcuno? Eh no. Ecco, lo sapevo. Ora devo uccidere il ragazzino. I wonder if you can see me, Mr. Kennedy. No, non ti vedo. If you even scratch her, I'll break your bones. First we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. Oh. Mamma mia, ma quello lì è proprio schifoso. Dobbiamo andare là? Va bene, ok ragazzi. Allora, volevo dirvi una cosa. Allora, il video precedente, naturalmente, la nostra cara amica Ashley chi è? No, quello lì l'avevo ucciso. Perché è ancora lì? Non lo so. Vabbè, uccidiamolo, vai. Yella, Peppa, grande Govindoski. Grandoski, Govindoski, mamma mia, vai, andiamo, dai. Andiamo, andiamo ragazzi, andiamo ad uccidere tutti i nostri cari amici, i mostri. Sta porta l'apre? Il cancello è chiuso, sarebbe meglio che trovi un'altra strada. Allora andiamo qua. Ah, si può salire qua, saliamo qua. C'è qualcuno dall'altra parte che possiamo già uccidere? No, non vedo nessuno. Adesso parlo come quel nanerotto, come Salazar. Non ho visto questi... Grande, 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 Grandoski. Vi ho ucciso tutti, ragazzoschi. Qui c'è un'altra porta, ma prima di fare questa portoschi, prendiamo questo cososchi. Grandoschi. E Grandoschi. Grande Grandoschi. Sono proprio un giusto indoschi. Questo qui si può salire, Oschi? No. Allora, entriamo in quella portoschi, dai. Ecco, devo dire che non so qual è per voi la vostra arma preferita. Io amo molto la mitragliatrice, cioè sono felice quando utilizzo la mitragliatrice. Fa pure il rima, dai, passiamoci questo giretto qui. Ah, quindi si può scendere qua sotto, si può saltare giù. Oh no. No, non saliamo su prima. Si può salire su? Vediamo se lo sale su. Arrampicar su. C'è nessuno qui? Qui si può salire. Qui c'è questo, lo prendiamo. Qui c'è qualcos'altro? No, lì nemmeno. Arrampicarsi su. Qui non c'è niente. Veramente silenzioso, eh. Cioè, spero di non morire perché ogni volta io mi rompo. Poi mi rompo come Bugo.
C'è qualcosa da leggere? Di no, preparazione del rituale. Oddio. Grazie agli sforzi del Novi Stados siamo riusciti ad catturare Ashley, la bellissima Ashley. Prepareremo il rito sacro al più presto ed Ashley arriverà membro ufficiale degli Illuminados. Mentre prepariamo il rituale che lo desidera, chi lo desidera può occuparsi del nostro amico americano. Non sarà un problema tenerlo a distanza per un po', bloccando gli ingranaggi della torre dell'orologio. Se riusciamo a bloccarli in 3 punti diversi, avremo abbastanza tempo per preparare il rituale. Ora andate a occuparvi del nostro turista americano. Quindi dice di prendere, cioè di rompere, sì, di azionare. Sono bloccati, hai visto? Attenzione, qualcosa ha bloccato gli ingranaggi. Allora facciamo così, tap, pum. Azionare. Quindi i ingranaggi sono bloccati per 3 volte, quindi dobbiamo trovare la cosa per sbloccarli. Guarda, lì ce n'è un altro. Pam. 1, 2, vediamo se c'è qualcosa là sopra. E vediamo se c'è qualcosa qua sotto. Vedete qualcosa? Secondo me bisogna scendere ancora più in giù per andare a sbloccare gli ingranaggi. Gli ingranaggi sono bloccati per 3 volte. Guardate, lì c'è una cosa. Facciamo lì, guardate. Tac, 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 prima di tutto. Tac. Una bella piantina. Vedete qualche ingranaggio, blocca ingranaggio, no? C'è qualche blocco ingranaggio. Deve essere bloccato 3 volte sto ingranaggio. Salta giù. Vediamo se c'è qualche cosa che blocca l'ingranaggio. Io lo vedo, io secondo me lo vedo. Guardate lì. Guardate, 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 guardate. Prendilo, 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 prendilo. Yes. L'ingranaggio è sbloccato. Però prima andiamo lì a destra e ci prendiamo questo. Certo, mi piacerebbe capire cosa c'è lì in basso. Guardate ragazzi, scendiamo un attimino in basso, vediamo cosa c'è. Allora scendiamo. Scendiamo proprio giù giù giù. Giù 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 giù. Scendiamo qui. Qui ci sarà qualche porta. Fatto bene a venire qua. Lì c'è un'altra, guardate. Dov'è? Andiamo qua. No, 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 no. Lì ci sarà qualche altra cosa, vediamola, dai. Sono felice di essere venuto qua. Qui c'è sta porta. Secondo voi ci sarà un altro... No, un serpente. E qui lo apre? Ci deve essere un modo per sollevare questa sala cricinesca. Va bene ragazzi, adesso ci catapulteremo là sopra e vi faccio vedere come aprire questa sala cricinesca. Bene ragazzi, sono salito nel cosa più in alto. Come avete visto abbiamo bloccato la cosa, sbloccato nei tre punti. Adesso possiamo iniziare. E adesso dovrebbe aprirsi la porta, sperando che non entri nessun mostro. Guardate. Incredibile. Ah. Ok, adesso scendiamo là sotto. Ti prego di no. Dove siete? Dove sono? Vabbè, scendiamo. Oddio! Oddio no! Prendiamoci una bella cosa, un erbetta, ragazzi, mamma mia, bina, bina, usa. Carichiamo. Dov'è? Cioè, quelli mi stanno aspettando là sotto. Mi stanno aspettando tutti là sotto.
Ok. C'è qualcun altro qui? Morire is not vivir, cioè nella tua vita, nella tua brutta vita. Ok, scappiamo, va. Scendiamo giù. Saltiamo giù. No, non è giusto. Oh no. Ragazzoli, cosa faccio? Cosa faccio? Cosa faccio? No! Scappiamo, scappiamo, ragazzi. Mamma mia. Il cancello è chiuso? Devo sbrigarmi a trovare un'altra via. No! Ah, questa via. Mamma mia. Non ci credo. Vabbè, allora prendiamo qui... Cosa prendiamo qui? Prendiamo la pistola, dai. Niente, questo non serve a niente. Ho capito, ragazzi. Uno, due, tre, pam. E pam. E questo è vuoto. Vabbè. E adesso ci prendiamo questo. Ah, questo può pure salvare, eh. Salviamo un attimino. Ok, ragazzi, ho salvato. Grande, le cose della mitragliatrice che ti danno se... No? Qualcuno mi lasci. Non è giù. Oddio. Facciamo una bella cosa. Oddio, questo è vuoto. Questo è vuoto, questo è vuoto, quindi... Lo possiamo... Per il momento prendiamo questo. Bene, benissimo. Benissimo, adesso ci prendiamo questo. Anzi no, ci prendiamo questo. Tac tac. Ecco. Ma qui sono tantissimi. Qui sono veramente tanti, va bene ragazzi, non abbiate paura. Allora, facciamo una bella cosa, ci prendiamo questo. E iniziamo a sparare, guardate, uno in testa. Pam. Ok, ok, ok. Ok, 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 non abbiate paura ragazzi e ragazzi. Non abbiate paura perché posso utilizzare questo, diciamo. Oddio, tutte le porte chiuse. Tutte le porte chiuse. Ah, munizioni della doppietta che mi possono servire. Aspetta, aspetta, prima di prendere questa cosa prendiamo questo, dai. Caricati. Wow ragazzi, che brutta morte! Incredibile! Ragazzi, una morte bruttissima. Allora, riproviamo da capo. Allora, come al solito prendiamo questo. Ti prego. Per poco. Oh mio Dio, ragazzi, se mi uccideranno... Oddio, no! Oddio! Scappa, scappa! Oddio, per poco! Questi sono cattivissimi!
cattivissimi, ragazzi. Prendiamoci questo, va. Vai, scappa. Dove sono? Ma una cosa per sparare? C'è una... niente, solo questo. Venite, dai. Oddio, no, era proprio dietro di me. Grande, grande. Oh, 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 ma non muoiono mai. Non muoiono mai. Oddio, no. Scappa, scappa, scappa. Scappa. Oddio. No, no, no. Mamma mia. Ok. Ora c'è quell'altro da fare. Vieni, ti sto aspettando. Adesso che sono in due più facile. Ah, cosa ti stai guardando? E anche lui è morto? Grande Govindoski. Grande, grande Govindoski. Mamma mia. Andiamo, entriamo qui dentro. Spero non ci sia nessun altro mostro qui. Prendi. Prendiamo sto spinello. Sta cosa mi fa troppo ridere. Cioè, il nome di queste cose è proprio un nome strano. E si entra qua. Qui ci sarà un'animazione. Ashley. Ti prego, Ashley, non morire. Leon! Mr. Kennedy! Don't you know when it's time to throw in the towel? No! Leon! Ok, l'ho cliccato, ce l'ho fatta. Ho fatto il quick time event. Where's the satisfying sound of one's impalement? Don't fall for this old trick. How dare you! No more games! Kill him! No. Kill! No, voi non... We shall prepare for the ritual! Povera ragazzina. Maybe you have 9 lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Aha. Sì. Secondo me qualcosa è successo. Prendere. Ah. Prendere. Abbiamo la corona. Benissimo, ragazzi. Allora, controlliamo un attimino il nostro inventario. Perché di solito i chiavi e i tesori si possono mettere insieme. Vediamo. Abbina con questo niente. Non si può abbinare con questo nemmeno. Va bene. Adesso gli diamo la bella corona. Sì, sì, l'ho capito. Vendi, vediamo, 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 vediamo. Corona. Sì. Sì. 62.000, quindi ottimizziamo. Cosa possiamo ottimizzare, ragazzi? La pistola? Fuoco 1, velocità fuoco 0, velocità potenza fuoco 1,8.
13, 6, 5. Ragazzi, io prendo il fucile antisommossa subito. Ah. Non lo posso prendere per annullare, sì. Devo prima un attimino cambiare la mia, cioè il mio inventario. Anzi, ragazzi, guardate cosa mi prendo. Mi prendo il percursore. Prendiamoci questo percursore, tra l'altro è più piccolino, guardate. Ma quindi ci vogliono le... Cioè io posso utilizzare la doppietta con questa cosa. Cioè posso utilizzare le munizioni della doppietta. Questo cos'è? Questo in alto? Questo cos'è? Non lo so. Perfetto, dai. Adesso vediamo se possiamo ottimizzare qualcosa. Beh ragazzi, non ho ottimizzato niente perché voglio aspettare per aumentare la potenza di fuoco. Diciamo, solo questo mi serve. Ok, quindi cioè credo di aver fatto tutto, anche salvato. Adesso possiamo salire sopra, dai. Da dove ci saliamo? Da qua. Saliamo, dai. Ci sarà qualcos'altro qui, no? Di qua sulla destra cosa c'è? Scusate. Non c'è niente. Oh no. Tra poco arriva un mostro, ragazzi. Dobbiamo andare dritto o a sinistra? Scusate. Vediamo cosa dice la mappa là. Vabbè, lì c'è... Non si può andare. No, no. Vabbè, proviamo. Chi è? Sì. Questa è una casa. Una. Esaminare. Un condotto per ascensore. Per farlo salire, sì, non funziona. Forse non c'è corrente. Vabbè, dobbiamo accendere la corrente, come sempre succede. Esaminare. Elena, serbatoio di azoto. Cosa ci fa qui? È un serbatoio di azoto liquido. L'azoto liquido, ci stiamo avvicinando, come sempre accade, in un laboratorio di Resident Evil. Va bene, dai, apriamo sta porta. Chi è? Oddio, chi è? Chi cavolo è? Corriamo, ragazzi. Vediamo cosa c'è in quella porta lì, se la può aprire. Entriamo qua, dai. Munizioni della mitragliette. Questo mostro mi viene dietro, eh. Spero... Oddio, lasciami in pace, signor lei. Mi lasci in pace. Vediamo cosa c'è lì in fondo. Entra. Ragazzi, che paura, dai. Esaminare un generatore. Vuoi accenderlo? Sì. Ascensore di nuovo alimentato. E cosa sta arrivando? Si prega di attendere, l'ascensore arriverà fra circa tra 4 minuti. Dov'è? Dov'è il mostro? Il mostro è lì dietro. Quindi adesso dobbiamo ritornare indietro. Non dobbiamo ritornare indietro perché qui c'è la porta chiusa. Dov'è?
signor lei. Dov'è? Ragazzi, mi ha tagliato la gola, la testa. Non ci credo. Ma dove siamo? Ah, di nuovo dobbiamo fare tutto il resto, ragazzi. Vabbè, adesso io ve lo taglio fin là, eh. Ok, come vedete siamo arrivati qua. E adesso prenderò questo, dai. Prenderò questo e speriamo che non mi uccida. Esaminare l'area deve essere chiusa per ragioni di sicurezza. Spero sia una cosa aprire la sinistra. Sì, credo ci vorrà un po' prima che si apra. Dov'è? Oddio, ma questo non muore mai. Oddio. Ok. Mi ha spicciato di nuovo? Mi ha quasi ucciso. Questo qui è molto difficile, ragazzi, eh. Molto difficile. Adesso, non so, continuiamo con questo? Di nuovo, mi ha quasi ucciso. Mamma mia, mi ha quasi ucciso. Uccidiamo, vai. Ok. Scappiamo. Scappiamo. Scappiamo, andiamo, andiamo, andiamo. Ce la posso fare. Lasciami in pace. Mi lasci? Prendiamoci la cosa, ragazzi. Prendiamoci di nuovo un'erbetta qui. Ah, non la posso prendere, dobbiamo... Cazzo devo fare, ragazzi? Abbina con questa. Andiamo, andiamo, andiamo sempre dritto. Spero non mi venga dietro. Scappa, corri! Mamma mia, ragazzi. Ecco, dai, 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 muoviti. Oddio! Dove cavolo è? Scova, vai, vai, vai. Vai, cosa dici no? Ecco, ecco, prendiamoci un attimino la... qualcos'altro. Questa, non la posso utilizzare, quindi vabbè, posso morire, ragazzi. Mori? È morto? Mori? Non muore, no, adesso morirò, ragazzi. Adesso morirò. Adesso morirò. E sono morto. Oddio. Cos'è? Yeah, yeah, ho capito, bisogna fare cattare a terra queste cose con lui, così lui non mi fa niente, ragazzi. Mamma mia, finalmente l'ho capito, vai. Fallo cadere a terra. Getta a terra, vai. Vai, Leon. Vieni, vieni. Dove sei? Ce n'è un altro da buttare a terra? Dov'è? Vieni, vieni, 4 minutini. Dov'è? Qui ce n'è un altro?
Getta a terra, vai. Ecco, questo freddo gli dà problemi, perfetto. Io come scemo ho finito tutta la magnum, come al solito, ragazze e ragazzi. E adesso continuiamo con questo. Non venire, ti prego. Vai, oddio. Oddio. Fra poco morirò. Fra poco morirò e fra poco morirò. Quindi, abbina. Abbiniamola con, che ne so, con questo. E usiamo. Questo è vuoto. Vediamo se riusciamo ad ucciderlo con questo. Ci prendiamo di nuovo sta cosa. Abbiniamola con questo. Non ci credo. E sono morto, ragazzi. Allora ragazzi, il metodo ora ve lo faccio vedere qual è. Cioè tu devi fare in modo... Sì, sì. Devi aspettare che l'amichetto li venga e gli devi buttare queste cose. Esaminare, sì sì. Adesso c'è cioè, la cosa più... Vai. La cosa più importante è riuscire ad uscire. Vai. E riuscire ad uscire da quella cosa. Vai. Facciamo questo. Vai. Sto sudando sette camicie. Non mi posso immaginare come sarà difficile l'ultimo mostro. Se già questo è così difficile. Adesso dovremmo fare una bella cosa qui. Dovremmo buttargli prima questa cosa qui. Vai. Vai. Aspettare che arriva e fargli sto cosa qui. Benissimo. E adesso gli prendiamo questo. E spariamo. Vai, vai. Ok, mamma mia, sto cretino non muore mai. Scappiamo. Scappa, scappa. Scappa, scappa, scappa. Vai, 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 facciamo sto cosa. Getta per terra. Buttala a lui. Vieni. Vieni. Muori. Muori. Ok. Scappiamo. Oh mio Dio, mi devo prendere l'erbetta qui secondo me. Se non morirò, ragazzi, cosa faccio? La prendo? Abbina. Per il momento no, dai, rischiamo, rischiamo senza erbetta. Vai, apriamo.
Oddio, prendiamo l'erbetta. Cavolo, cavolo, cavolo. Prendi st'erbetta. Ecco. Spero che sia in basso. Dov'è? Dov'è? Oddio, vabbè. Non è servita a niente qui. Vai, 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 vai. Oh, che cavolo. Andiamo a prendere quell'altro, dai. Dai, non è giusto, non è giusto. Avevo cliccato. Vai, 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 entriamo qui. Facciamo qui. Ecco, vieni, ti sto aspettando. Mi sto aspettando, vieni, apri la porta. Vai. Ok, non posso fare più niente. Ragazzi, cosa faccio? Prendiamo questo, dai. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, il gioiello della corona. Mamma mia, ragazzi. Grande Govinda. Grande Govinda. È stato veramente una cosa molto difficile, però ce l'ho fatta. Ragazzi, cliccate il pollice in alto se anche voi siete felici che finalmente io abbia ucciso questo mostro cattivissimo, molto alien. Seems that Salazar is having difficulty taming the American pig. Salazar had his chance. Krauser, go get the girl. Oh, and dispose of this swine while you're at it. Consider it done. Chi è questo qui, ragazze e ragazzi? Non saprei. Salvare? Sì. Dove stiamo andando? Avete visto che la piantina è tutta ad un tratto è comparsa? Qui c'è il nostro amico. Dov'è? Lì dentro, sicuramente. Prendiamola, sì. Qui c'è qualcosa da leggere? Leggiamola, leggiamola. Promemoria di Luis. Vediamo, il primo castellano rinchiuse le Plagas nei sotterranei del castello. Quando Salazar la liberò, erano ridotte a resti mummificati. Nessuno pensava che potesse avere anche riportarle in vita. Gli organismi parassiti non possono sopravvivere senza ospiti. Eppure, quando Salazar e i suoi uomini scavano tra le macerie, sembrò quasi che la Plaga stessero aspettando qualcuno che le aiutasse a rinascere. Molti anni dopo, gli abitanti del villaggio che avevano partecipato agli scavi furono colti da convulsioni inspiegabili. Poi, all'improvviso, si trasformarono divenendo dei violenti selvaggi. In seguito si scoprì che gli eventi erano causati dalle Plagas. Anche se mummificate, erano riuscite a sopravvivere così a lungo, rimanendo inattive a livello cellulare sotto forma di spore. Le persone che parteciparono agli scavi inalarono le spore, i parassiti ritornarono attivi nei loro corpi e così le Plagas sono ritornate in vita. Anche mentre scrivo, gli scavi per recuperare le Plagas continuano. Dio solo sa quanti parassiti sono risorti, senza contare lo spropositato numero di Ganados che sono stati creati. Bisogna porre fine a questa follia o il mondo intero potrebbe cadere nelle vittime di questa setta religiosa. È proprio interessante, interessante veramente. Qui abbiamo il nostro cosa, però prima di fare sto giro rompiamo queste cose qui e abbiamo tutto. E adesso entriamo in questa stanza, che è la stanza per fare il gioco. Come al solito siamo nella bella stanzetta. Vogliamo prenderci qualcosa? Parliamo. Welcome. Fuoco rapido, fuoco di precisione. Fuoco rapido, come sempre. Yeah. Entriamo, va. Stavolta B. Vai. Grande Govinda, ricarica pure, ricarichiamo.
Oddio, stavo per uccidere la mia amica. Vai. Vai, 25 su 25. Ho anche preso un bel... Basta. Andiamo via. Io sempre mi devo fare una bella giocata, sì sì. Allora, vediamo un attimino nel mio inventario se possiamo fare qualcosa di interessante. Nei tesori, per esempio. Allora, abbiamo questo. Esamina. Abbina. Niente, questo non si può abbinare con niente. Quindi andiamoci a vendere tutte queste cose. Welcome. Vendere, vai. Got some rare things on set. What are you selling? Ci vendiamo subito questo, un attimino. Ah. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Allora, qui possiamo o comprare o ottimizzare. Io voglio ottimizzare questo di qua, il percursore. Is that all, stranger? Sì. Thank you. Vediamo cosa possiamo da doppietta. Ah, la doppietta non ci serve più. Vendiamoci la combia. Sa, ragazzi. Sì, sì. Dobbiamo venderci la doppietta, ragazzi. What are you buying? No, vendi. What are you selling? La doppietta. Ah. Thank you. Perfetto. E anche c'ho il fucile antisommossa, quindi il fucile ce lo vendiamo pure. Thank you. Sì, vediamo se possiamo comprare. No, secondo me è arrivato il momento di aumentare la potenza di fuoco. Vediamo cosa possiamo aumentare. Cos'è il fucile? Abbiamo fatto fucile semiautomatico. Questo, aumentiamo la potenza di fuoco. Sì. Thank you. Is that all, stranger? No, no, aspetta, aumentiamo invece la mitraglietta, che è quella che utilizzo molto. Yeah. E ottimizziamo la pistola, sì. Thank you. C'è qualcos'altro che possiamo fare con 7800? Niente. Perfetto, ragazzi, sono molto contento, grande. Vai, andiamo avanti, ecco, dai, vediamo cosa succede dopo. Io non mi voglio fermare, cioè oggi... Oggi veramente... Oh, oh, oh. Quindi uccidiamolo un attimino con questo, guarda. Con questo di qua, vai. Ecco, 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 ecco. Carica. Questo mi dà in continuazione le munizioni della pistola, ma c'è. Cioè, c'è qualcosa da leggere, da esaminare. Attenzione, no, un eccessivo carico di dinamite sul carretto farà scattare l'interruttore di sicurezza. Quindi forse devo stare attento a non sparare. Uccidiamoli tutti. Dov'è? Sono morti tutti? Qui sono tantissimi, lì c'è un altro, uccidiamolo. E quindi forse li ho uccisi tutti, dai. Baccalà, baccalà, baccalà. Dov'è?
Ragazzi, ma qui ci sono personaggi molto cattivi, eh. Prendiamoci sti soldi. Come vedete, i miei gameplay sono anche molto... L'imitazione è già attiva, non c'è bisogno di utilizzarlo. E quindi perché siamo qui? Quindi ritorniamo dall'altra parte? Cos'è questo? Azione la leva, sì. La dinamite. Chi sono questi? Prendere cosa? Chi sono? Chi sono, ragazzi? Oddio! Carichiamo. Certo, tutte le volte questi qua che vengono da posti diversi, quindi dobbiamo ritornare là a rifare questo ambaradam. Rifacciamolo, dai. Azionare, sì. Cosa? Cioè, pure... Dove sei? Dov'è? Mamma mia, ce n'è un altro? Che mi sta venendo dietro? Dov'è? No! Non ci credo, mi ha sparato. No! Ragazzi, devo farlo fin da là. No, mamma mia. Oddio, di nuovo sti due cretini. Dai. Vabbè, ragazzi, adesso vi taglio, vi porto dove siamo. Là, vi porto dove prima, dove eravamo prima, dai. Ok, ragazzi, siamo nel posto di prima. E adesso uccidiamo sti coglionavoli. Dov'è, dov'è? Quegli coglio... Questi coglionaboli. Dov'è, dov'è? Qui. Bene. Grande. Prendiamo questo. Qui ce n'era un altro che prima non avevamo preso, ma adesso lo riprendo. E adesso niente, ragazzi. Adesso bisogna attivare. E stare attenti qui. Qui sono in tanti. Allora, uno è lì e poi un altro di nuovo scenderà da là. Vediamo se sono in tanti qui. Bene, io mi prenderei adesso quest'altra cosa. La caricherei. Vieni, vieni. Questo è vuoto. Vai, vai, vai. Ok, finalmente. Vai, adesso facciamo questo. Beh, in questo gameplay voi non l'avete visto, però io ho ripetuto le cose 10.000 volte. E adesso dove andrò? Dov'è? Qui? Prendi. E dove la dovrei utilizzare sta dinamite? Qui?
Beh, forse la dobbiamo buttare qui sta dinamite. Sì. Scappiamo. Bene, benissimo. Grande. Questo è carico. Ed entriamo qua dentro. Oddio. Non ho tanta voglia di giocare fino a domani mattina. Ah, ok, quindi così possono entrare i mostri. Vediamo cosa c'è là sopra, ragazzi. Vai, azioniamo. Aziona, cavolo. Potevo farcela. Potevo quasi farcela. Vai, corri. Potevo quasi farcela. Ma saliamo. Ci buttiamo. Va bene, ragazzi, ce la posso fare. Oddio. Saltiamo. Spero non mi prenda. E adesso se va. Il congegno è bloccato, non riesco più a utilizzarlo. No. Beh, se il congegno è bloccato, mi sa che sono messo male. Prendiamo questo cosa. E adesso è bloccato ancora? No, non morire, ti prego. Oh. È morto. E vediamo se le possiamo uccidere insieme. Vediamo se le possiamo uccidere insieme, perché se le uccidi insieme sei felice. Che scemo. Che scemo, che scemo, che scemo, che scemo che sono, ragazzi e ragazze. Bene, e adesso che è così facciamo un bel coso qui. Bene. E adesso gli buttiamo pure questo. Uno. E due. Perfetto. Adesso lo uccidiamo con questo, dai. È morto? Sali. Arrampicati. Ok. E tagliamoci la cosa. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. È morto? Non è ancora morto. Oh, per poco. Prendiamoci un bel... Scappiamo, dai. Saliamo di nuovo qua. E questo lo fa, è bloccato, naturalmente. Allora, io un attimino cambierei adesso, eh.
Scappiamo, scappiamo. Io non voglio utilizzare la Magnum, ragazze e ragazzi, dai. Vieni, vieni, vieni piccolino, vieni, vieni che ti magno. Te magno io, te magno. Vai, arrampicazziamo, dai. Arrampicati e taglia la gola, vai, vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, muori, muori. È molto arrabbiato. Andiamo direttamente là, vediamo se possiamo aprire. Sì, possiamo, dai, dai, saliamo, saliamo. Ragazzi, iscrivetevi al canale se vi piacciono queste cose. Siamo a The Resident Evil, eh. Vai, risaliamo. Ah no, crede... Che cretino. Va bene ragazzi, mi ha schiacciato. Dov'è quel coso lì? Dai, risaliamo qua. Dai, andiamo, andiamo, andiamo a cartagliare. Vai, 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 vai. E tagliamo, dai. Spero muoia questa volta perché sono stanco. Ancora non è morto. Qual è qui quella stanza? Andiamoci a prendere il tesoro. Beh, devo dire che qui ci sono tantissimi mostri, uno più difficile dell'altro. Così è Resident Evil 4. E ad alcuni questa cosa può piacere tantissimo. Io... boh. Vediamo cosa c'è dietro questa porta. Chi è? Oddio, è vuoto. È vuoto, ragazzi. Facciamo con questo di qua. Abbiniamo questo con questo. Abbina con questo. Ok. Sono morti tutti. Vediamo cos'è sta cosa qui. C'è scritto: le tue luci risplenderanno su un nuovo anno, su un nuovo cammino. Dov'è? Sei morto? Grande. Dov'è? No! Mamma mia! Ok. No, non voglio morire, non voglio morire. Prendiamoci una di queste, ragazzi. Questo è finito. Questo cos'è? Le munizioni doppietta, quindi le possiamo utilizzare con questo, dai.
Ma quanti sono qui? È morto? No! Mamma mia, mamma mia. Cosa facciamo? Cosa facciamo con la mitraglietta? Vai. Scappiamo, ragazzi. Prendiamoci questa cosa qui. Vediamo cos'è questa porta prima. C'è scritto: le due luci risplenderanno su un nuovo cammino. Dov'è? Quello lì uccidiamolo con il fucile, se ho le cose, munizioni. No, non ce l'ho. Carichiamoci questa. Ok. Vediamoci cosa c'è dall'altra parte. Vai, uccido. Andiamoci a prendere questa cosa qui. Ok. Carichiamo. Per fortuna io ho aumentato la potenza della pistola, ragazzi e ragazzi. Qui c'è qualcun altro. È una specie di interruttore. Premerlo, sì. Dove mi porterà? Dove siete? Ora vogliono entrare da lì, ragazzi. Li vedete, ragazzi e ragazze? No. Secondo me quello lì bisogna spostarlo. Va bene, allora facciamo una bella cosa. Questa ce l'abbiamo. Questa cos'è? Doppietta di nuovo, quindi carichiamo sta doppietta. Va bene, dai ragazzi. Adesso non lo so, adesso abbiamo preso quel pulsante lì, adesso boh. Ah, ma lì c'è un'altra entrata, guardate ragazzi. In quell'entrata non c'ero ancora entrato. A proposito di entrate, entriamo in quell'entrata subito. Ah, forse premendo l'interruttore si è aperta quell'entrata, che ne dite? Sto giocando veramente da tanto, tantissimo. Un altro bel interruttore. Vai. No, di nuovo. Wow, ma cos'è? Tomb Raider 4? E la madò. Mamma. Dove siete?
Oh no, 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 cosa facciamo? Vabbè, buttiamoci sta cosa, non se ne parla più, ragazzi. E poi prendiamo di nuovo questo. Sono sempre di più. Non voglio morire, ti prego. Oh dai. Ce n'è ancora. Vieni, vieni. Oh mio Dio, questo è vuoto. È vuoto. Carica. Grande, 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 grande e grande. Ah, prendiamo queste altre due cose. E quest'altra due cose. Dai, andiamo. Carichiamo, va. Cioè, devo dire, la mitraglietta per me è la cosa più bella. Saliamo là, entriamo in quella porta, vediamo dove ci porterà. Una porta deve portarti in qualche porto. C'è un interruttore, premerlo, sì. Oddio. Arrampicati. Vabbè, dai, non posso morire così. Vai, vai. Vai, sali. Vai, salta giù. Ah, qui bisogna fare questo coso, c'è una leva, tirala su. Ah, ok, prima bisogna fare quello. Vai, 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 vai. Ok, grande. Dov'è il mio amico? Il mio amico qui. Il mio più grande amico, dov'è? Che devo salvare. Esaminare. Esaminare e salta su. Anche questo capitolo è finito. Mamma mia, ragazzi, è stato veramente difficile, eh. Un'altra bella animazione cheesy, no? Prendi e prendi. Vediamo, ragazzi. Prendiamo qui e leggiamo cosa dice. Lettera di Ada. Vediamo cosa dice Ada. Perché, come sapete, nel video precedente abbiamo incontrato Ada. E dopo che uno di Plaga si schiude, è quasi possibile rimuovere l'organismo. Prima... che un uovo, scusate, prima che si apra invece può essere neutralizzato per mezzo dei farmaci. In casi estremi, prima che il parassita diventi adulto, si può presentare un estrallo di estrarlo rigorosamente, ma si tratta di un'operazione rischiosissima. Per quanto ne so, alla ragazza è stato iniettato un uovo prima che a te. La prima rimane poco tempo, bisogna prepararsi al peggio. Eh sì, perché ragazzi, questa ragazza, cioè, veramente, cioè questa ragazza è stata... iniettata prima di lui, quindi molto probabilmente lei, sì, molto probabilmente lei si potrà, diciamo, vieni, vieni. Is that all strange? Is that all stranger? Quante ne abbiamo qui? Wow, 12, 13, 13 ne abbiamo, sì. Thank you. Is that all? Thank you. What are you buying? Io qui ottimizzerei. Ottimizzerei subito questo. Thank you. Ottimizzerei anche questo. Is that all, stranger? Aspetta, questo cos'è? 9. Potenza di fuoco non si può fare, quindi is questo. Thank you. 11. Mitraglietta non la possiamo aumentare. La pistola? No. Broken Brawley? Non si può fare per poco. Percussore? Velocità di ricarica, dai. Thank you.
Ok. Va bene, amico. Bene, ragazze e ragazzi, questo capitolo è stato molto difficile, questo gameplay, anche questo capitolo del gioco. Mi sono divertito, sì, abbastanza, però quello precedente mi era piaciuto ancora di più. Comunque, fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Io ho giocato tantissimo e non so quanto tempo sarà lungo questo gameplay, ma credo pochissimo, perché ci sono state parti che ho ripetuto e ripetuto, soprattutto quelle dell'Alien, che mi ricorda molto Alien Isolation, un'altra serie che ho fatto qui sul canale che dovete assolutamente guardarla. La lascio qui sotto in descrizione, anche sulle schede, se mi ricordo. E niente, ci sentiamo nel prossimo video. Govinda vi saluta, pensa giocando.